città sia al coach, come mi hanno presentato la società, una società molto seria. Mi ha fatto subito capire che Trento era la destinazione migliore dopo l'Europeo di quest'estate, quindi sono felicissimo di essere venuto qua. La forza della squadra in cui gioco è sicuramente la voglia di vincere, la voglia di stupire tutti, perché comunque per tutti i 10 giocatori questo è il primo anno in Serie A e quindi sicuramente tutti vogliono dimostrare il proprio valore. Questo secondo me è quello che ci spinge maggiormente e quello che ci fa essere adesso sesti in classifica in Serie A. Trento è una cittadina veramente stupenda perché è molto simile a Bergamo, molto tranquilla, i cittadini sono molto vicini alla squadra, fanno sentire che sono sempre vicini alla squadra, che ci seguono veramente tanto, quindi sono super felice sia della società sia della cittadina. Penso che giocare con gli Under 19 sia comunque una soddisfazione, perché comunque la squadra è ottima e non penso che c'entri qualcosa con il minutaggio in Serie A. Io mi alleno tutta la settimana con la Serie A e poi il coach decide quanto farlo giocare. Con la nazionale ho sempre avuto un super rapporto. Ormai questa, quella che viene sarebbe la quinta estate di seguito che passo con la nazionale e le mie ambizioni sono quelle di comunque fare più europei possibili e magari un giorno ad essere in nazionale maggiore. Il desiderio di tutti i giocatori di pallacanestro ovviamente è quello di andare a giocare in NBA. Sarebbe strano se non fosse così. Il mio giocatore preferito è Jamal Crawford e mi ispiro molto a lui per i suoi movimenti con la palla in mano. Lavoro tutti i giorni per cercare di assomigliare il più possibile a lui. Tony Mitchell è il miglior realizzatore della Serie A, è sicuramente un giocatore che bisogna osservare tutti i giorni per il suo talento spropositato. Diciamo che sicuramente oltre ad essere il miglior realizzatore della Serie A, secondo me è anche il miglior giocatore della Serie A. Il numero 12 no, cioè, mio fratello gioca a calcio e ogni tanto mette l'1, ogni tanto mette il 12, però a me è sempre piaciuto di più quando metteva il 12, quindi un po' magari l'ho preso da quello. Speriamo di rimanere qua diversi anni e far vedere comunque che il mio valore è magari un giorno essere capitano di questa squadra. Adesso che hai un profilo come atleta anche su Facebook, vorrei sapere la storia di quelle scarpe rosse che a me specialmente vanno veramente schifo. Diciamo che quelle scarpe rosse è stato un regalino dall'Adidas che mi hanno spedito questo Natale e diciamo sì che non è proprio una bellissima scarpa, però è molto appariscente, un po' grande, quindi non adatta a giocare, però magari utilizzare e andare in giro.